In testa c'è a sorpresa la Torres, capace di vincere tutte le partite, poi il Pescara con un pari e tre affermazioni, l'ultima a Carrara contro il Sestri Levante, una vittoria sofferta ma meritata con mister Zeman che ha optato per un turnover massiccio per fronteggiare la stanchezza. Turnover che ha riguardato in particolare centrocampo e attacco. Davanti il Boemo ha preferito Cangiano ad Accornero. Ho fatto formazione con 7 giocatori nuovi rispetto al sabato, anche perché avevamo solo un giorno di allenamento, poi 7 ore e mezza in più, ma non ci ha aiutato a recuperare, quindi... ma sono contento. Certo che secondo tempo bisogna cercare di fare diversamente. Con lo spostamento all'11 ottobre del derby con il Pineto, il Pescara avrà 10 giorni pieni a disposizione per preparare la gara di lunedì 2 ottobre col Gubbio all'Adriatico con fischio d'inizio alle 20:45. Quello di ottobre sarà per l'11 bianco-azzurro un mese particolarmente impegnativo tra campionato e Coppa Italia, con 8 gare da affrontare. Per me è stato importante, magari oggi ho preferito Cangiano che era più riposato, come loro tutti e due non è che fisicamente sono tanto fatti bene, sono contento e spero che ci aiuterà in futuro perché ci ha fatto.